nel darvi l'ultimo saluto della giornata, pieno di benedizione del cielo, augurando a tutti che la notte sia un riposo nella pace del Signore. Non intendo riassumere quello che ha detto il predicatore così ampiamente, tiro soltanto la conclusione. Amiamo senza riserva alcuna come Dio stesso ci ama. Lo so che il nostro amore non potrà mai giungere a quello di un Dio che ci ama con amore infinito, ma amiamo senza riserva alcuna, neppure in vista del premio che il Signore ha riservato per noi. Quella è una conseguenza. Quindi amiamo anche nel dolore, facendo nostro il motto dell'Apostolo San Paolo, il quale ci dice: non voglio sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso. E questo affinché ci stimassimo crocifissi al mondo per vivere unicamente e solamente a Dio. E poi un pensiero in questa giornata del buon pastore di cui ha parlato ormai il predicatore, aggiungo solamente una cosa sola: la vera devozione è quella che è l'imitazione. Imitiamo il cuore di Gesù, specialmente nel dolore, e allora ci renderemo sempre più uniformati a questo divin cuore, affinché un giorno possiamo anche noi, assieme a colui che ha tanto sofferto, glorificare il Celeste Padre lassù nei cieli.